Oggi 8 ottobre 2022, un anno fa, del 7 ottobre, avevo ricoverato Lellino perché incominciava a vomitare, poi l'ho ricoverato, cioè l'ho portato da veterinario e tutto da lì si è scoperto che aveva la castringhirite fulminante. Già è passato un anno. Queste foto sono gli ultimi momenti che l'ho avuto da luglio fino a ottobre. Poi ho messo quelle là più belle. Solo a pensiero mi fa star male questa cosa. Non vi nego che mi manca ancora, cioè che comunque è stato un leoncino a combattere fino a 9 giorni. È stato un combattente, neanche io riuscivo a crederci che lui è resistito fino a quei giorni. Non riesco ancora, che è passato un anno, cioè a vedere i video che ce li ho tutto conservati. Mi fa male e mi fa piangere. Però io ho fatto tutto il possibile. Solo per una, cioè, da come mi ha detto che è un semplice, cioè non ho fatto il vaccino. Ma io credo che non ho avuto colpe, perché solo io so com'è andata, che sono stata rimandata 2 volte dal veterinario, una volta perché era tardi e non me l'ha visitato, un'altra volta non mi ha avvisato che stava così, che era positivo. E quindi sono passati 10 giorni sopra. Come hanno detto loro, me l'hanno riferito, invece non è vero. Voglio metterci che io non l'ho capito, forse, boh, ma da vicino non mi è stato riferito. Vabbè, questa casetta è l'ultima il giorno prima che l'ho portato dal veterinario. Infatti ci avevo messo la copertina perché lui aveva freddo. Era ancora vivace, cioè giocava, ma non mai immaginare che aveva questa cosa. È un dolore troppo brutto, soprattutto chi prende i cani come se fossero figli, tipo me. Io, per me è come un figlio crescere un cane, perché comunque sono le stesse esigenze. Lo devi portare a controllo, fare delle visite, farlo mangiare. Se lui deve fare bisogno, lo devi pulire, è la stessa cosa. Lo devi far giocare, gli devi dare amore. Vabbè, con questo è tutto.